Se lo fa Ciro di Napoli, è sempre scioccato. Grazie. Questo qui è un entry level. E, cosa costa un sistema di questo genere qua? Cioè, cosa viene una... Questo, dunque, noi facciamo una politica di prezzi che fa conto anche del momento che attraversiamo, un momento economico, no? Ma in questo momento nel quale anziché tirarsi indietro bisogna investire, no, al massimo. Allora, facendo un prezzo, se uno lo vuole comprare chiavi in mano, tutto perfetto così, sarebbe un prezzo abbastanza consistente, cioè sui 15.000 euro di Bitcoin. Allora, effettivamente in questi momenti poche aziende possono disporre di un capitale liquido di questo perché hanno necessità di fare altri investimenti. Non potete proporlo in leasing, no? Quindi lo proponiamo in leasing a 500 euro al mese di leasing, e
per questo la rispondenza è molto maggiore. Ho capito, ma lei diceva che il programma è chiave in mano, però uno come per calcolare tutte le varie profondità occorre avere chiave in mano anche l'artista della di Brera che dia indicazioni. Noi li mettiamo a disposizione lo strumento, cioè, per impieghi di studio e di ricerca non è che deve aumentarsi. Ha capito. Anche averlo Politecnico oppure? Sì, dico, il Politecnico potrebbe anche permettersi di acquistare. Sì, 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 sì. Perché è una società che investe sulla ricerca del 3D, della computerizzazione, del digitale, eccetera. Il Museo della Scienza, Triennale, il Museo Storico Naturale. Teoricamente potrebbero tutte partecipare. Non so, invece nei settori commerciali, per esempio il settore della moda, no? Non so, anche la pubblicità, non so, per esempio guardi la pubblicità del Emporio Armani. Una sfilata così è costata decine di migliaia di euro per pagare fotomodelle, costruire la scena, mettere le luci, eccetera. E poi finita alla sera non resta niente. Si può fare sempre un filmato, chiaro. Poi alla fine è un ricordo scialbo di un evento così. Chiaro. Anche perché per giudicare i vestiti e la qualità del vestito hai bisogno della volumetria del vestito. Chiaro. Con questo modo, con queste riprese fatte in 3D, evidentemente la conservazione dell'evento e quindi il fatto che l'evento non è bruciato anche economicamente in un'unica serata è molto positivo. Capito. Voi avete qualche contatto con la Walt Disney, con la Pixar? Purtroppo no. Speriamo di averli, ma per il momento non abbiamo contatti diretti. E con Profumo, con Ornaghi, cioè con quello delle risorse culturali, sì, oppure della pubblica amministrazione? Siamo in momenti in cui il governo stenta a investire sulle... E beh, poi li brucia... Crolla Pompei, di cui... Ma li brucia per quei cavoli di... Potremmo fare una Pompei virtuale, in modo che dice anche crolla, abbiamo finalmente... Però li brucia per quegli aerei, gli F-115 che dicono gli americani che sono perplessi circa loro. Guardi gli F-110 di rimorchio, molti gli F-115, quelle immagini che abbiamo sono spaventose, veramente pensare che vanno tanti soldi in questi strumenti di guerra. Vai a metà. Va bene che magari, siccome noi collaboriamo alla costruzione, magari facciamo lavorare la nostra gente, sì, però insomma, dovrebbe contemperare le due cose. Queste macchine qua, appunto, questi aerei da caccia sono spaventose, macchine che costano miliardi di euro ciascuna. Ma c'è di difetti, sembra che è una cosa che non va tanto bene, sono perplessi gli americani, mi pare, adesso non forse lo sento male. Anche a me pare. Prova a guardare la porta aerea, se c'è un momento la porta aerea, veramente spaventosa questa roba qua. Forse indietro, ecco, quando partono questi, ovviamente sono gli aerei americani, questo monta dentro, il decollo è anche un'operazione pazzesca. Guarda che computer hanno per fare. Sì, ma io ho collaborato negli anni 60 a collaudare l'F-104, sono estremamente sofisticati. Basta che quando non posso dire i dettagli perché comunque c'è delle cose veramente notevoli. Guardi quando il decollo si sta preparando. Puoi andare un po' più avanti? Sono andato alla, come si chiama, Caselle, ho visto un F-104 al di dentro. Pensi che il pilota non vede niente al di esterno, perché tutti gli strumenti che lo coprono completamente... Gli ultimi sono fatti così, sono tutte capsule di plexiglass. Ecco, guardi il decollo. E ha fatto pochissimi metri, non è già fuori. Guardi come sorvola in mare, ha raso proprio superficie. Comunque speriamo che sia meglio dell'F-104 perché c'è l'aria così piccola che se non dava velocità sufficiente andava giù come un mattone. Al primo modo questo non era per mostrare. Me lo dicono, guerra. Non so se. Era per dare un'idea di. Thank you.
alta l'anno. No, perché era un artista, perché lui è un artista. Quella mi fa. No. Abbiamo immaginato di creare un'interfaccia interattiva sia col controllo vocale che con le gesture per presentare quello che normalmente utilizzerete, però senza usare un PC con PowerPoint, ma in un modo molto più scenico, molto più pratico. Per cui, dopo, come dire, i saluti di rito, potrebbe dire attiva, attiva. Una volta sostanzialmente posizionato in questo modo, potrebbe andare a cercare magari il comparto della sua società cui vorrebbe presentare i dati, come per esempio l'Europa, entrare con una gesture e, come vedrete, accedere a un menu nel quale può mostrare grafici, il video, può lanciare una videoconferenza o lanciare appunto le slide della sua presentazione. Andiamo per esempio a vedere come sono andate le vendite in questi ultimi 5 anni. Quindi, presentando il grafico delle vendite, potrebbe poi, non so, su una domanda del pubblico, decidere di soffermarsi e dare un'occhiata migliore a come è andato l'anno 2009, per esempio, mostrando appunto l'andamento delle vendite, piuttosto che andare a fare un, come dire, dettaglio di un altro anno dove è andata particolarmente bene, che è il 2007. Come vedete, sto facendo tutto mentre parlo, con poco impegno di gesti e quant'altro. Naturalmente ho, come dire, una spia che mi dice cosa sto facendo in tempo reale, e con grande facilità posso muovermi nel menu utilizzando un semplice comando, indietro. Quindi con quei pochi comandi riesco a muovermi avanti e indietro nell'interfaccia. Posso andare a mostrare, per esempio, ricordando al pubblico il nostro prodotto di punta, non so, motore X. Posso fermarmi su un particolare, pausa. Posso sostanzialmente tornare, diciamo, alla schermata precedente, pausa. Pausa. No, si può, l'ho visto fermare, c'è, cioè, quella cassa lì che ormai ha preso. Bisogna. Mi è stancato. Riproduci. Grande. Detto ciò, faccio vedere l'altro, quello che è interessante. Indietro. Che per esempio può essere, non so, il telefono di punta della produzione, anche lì, pausa. Adesso lo dici. Hai visto? Scusi, cosa costa questo sistema? Su che cifra siamo? Ordini di idee, diciamo. Guardi, direi che sulle cifre, essendo queste soluzioni custom, si definiscono in funzione del tipo di soluzione che dobbiamo realizzare. Capito, ma in che fascia di prezzi ci si muove? Cioè da un minimo. Sia anche molto difficile per dare questa risposta in funzione del fatto che appunto dipende molto dai contenuti che devono essere elaborati per essere capito, capito. Quindi c'è anche una parte di post-produzione, di creazione di quest'ultimi che capito. Impatta sul progetto. Però, quindi così dare, sui piedi è difficile dirle. Sì, una fascia di prezzi. Ecco, posso dare un parametro che può essere di interesse per chi ascolta, cioè che tutto sommato oggi questo grado di interattività lo si può fare con soluzioni tecnologiche per quanto riguarda l'hardware, che una volta erano custom anche quelli, cioè bisogna creare dell'hardware veramente progettato ad hoc. Oggi invece, grazie all'uso per esempio del Kinect,
larga parte di questo, come dire, ne attingiamo a piena potenza, ma diventa, è un prodotto industriale, quindi questo fa sì che una componente di costo si sia in realtà molto abbassata. Chiaro, rimane fondamentale la parte di progettazione della soluzione completa, però di base non ci dobbiamo inventare l'hardware da zero, questo fa una grande differenza. Poi, come diceva il mio collega, evidentemente c'è bisogno di capire perfettamente che contenuti e che azioni dobbiamo promuovere, perché in base a quello e al tipo di interattività che si vuol dare, le cose possono veramente variare con una forbice molto grande. E partire da che livello? Cioè, ma la forbice? Accessibile per un livello meno. Ci vuol dire ancora il livello? No, dico una... Dirgli ma sinceramente, se vuole spariamo una cifra a caso. Una cifra a caso. Se spariamo 10.000 euro una cifra a caso e va bene, le dico 10.000 euro. Capito. È una soluzione che... Capisci, al minimo una roba così, cioè, sembra un discorso un po' impegnativo, diciamo. Aspetti, nel mentre in cui stiamo parlando di utilizzare questo tipo di tecnologia, parlo di retroproiezione, cioè di questo telo particolare. Capito. Diverso se invece volesse usare una videoproiezione canonica. Allora in quel caso ha una videoproiezione canonica associata alla parte hardware, che appunto lo spiegava che era una cosa che oramai forse si è abbassato come range. E manca la parte creativa, che potrebbe essere la sua cura, e quindi in quel caso per noi non avere un costo da rilanciarlo. La ringrazio. Sì, anche perché a volte, faccio un esempio anche sugli stand che vedete dietro, magari la teca costa, non so, faccio un numero, 1000 euro, però magari un contenuto dentro fatto in 3D ne costa 20.000, ecco, a volte c'è questo livello di proporzione, diciamo, fa la preparazione dei contenuti, l'interfaccia e poi la soluzione. Indietro. Sulla parte della videoconferenza, ora, per gli esempi che diamo, lo schermo è più piccolo, diciamo, dell'usuale, però potete immaginare che semplicemente lanciandola, potete poter tenere e avere una persona a grandezza naturale di fianco a me, con la quale potete virtualmente parlare in tempo reale. E questo chiaramente chi guarda è un effetto veramente molto interessante, e in realtà dovrebbe avrebbe anche un po' più accorgimenti tecnici o prerequisiti dall'altra parte, perché probabilmente semplicemente con una ripresa scura intera con un pannello scuro, nero, alle spalle, senza neanche l'utilizzo di un cromatismo, faremo esattamente questo effetto, che il resto lo fa la tecnologia di un'altra. Indietro. Anche relativamente alle slide potremmo giocare con la potenza. Scusate. Viene customizzato solo per il video, oppure c'è, cioè, icone personalizzate sul cliente. Se ti sposti da quel cono è 2009. E un front-end, che è questo, personalizzabile, funziona su tutto, doppia visione, fa registrazione automatico, quindi può essere mandato subito on demand, appena finito stop, selezione on demand e viene lasciata, c'è una profilazione, può essere libera, quindi tutti possono vedere, oppure profilata sull'utente, oppure a un gruppo di utenti, quindi si fa la propria lista di utenti, si assegna dei profili e ogni profilo si vede asset diverse, cioè contenuti diversi. Questo è il, tenete conto, se volete provare, potete provare tranquillamente, non è che abbiamo fatto una finta, questo qua è vero, è il nostro player. Cosa stai dicendo? Essenzialmente cosa sarebbe il tutto? Cioè, questo qua è un player streaming che fa vedere gli eventi live. Cioè YouTube, vari YouTube. No, YouTube è un... cioè di vari, ho capito. È diretta, cioè adesso noi stiamo facendo vedere una telecamera che è direttamente capito, posizionata qua dietro. Ora posso vedere per i webinar, quelle seminari, esatto, in rete. Webinar, congressi, qualunque cosa. E cosa costa una struttura così minimale?
cioè la fascia, la fascia. Allora, questo qua non ha, soprattutto non ha un numero di limiti di utenti, cioè tutti si possono collegare a priori, e il prezzo, per quello lì che le dico, vale dal numero di utenti. La maggior parte è tutto dovuto a quanti utenti si vogliono collegare, perché un prezzo è se uno si collegano in 5, un prezzo ha un valore diverso se si collegano in 100. Ma chiamiamo una decina, cosa viene? Cioè, no, tanto per fare un'idea, tanto per... Una decina, se non mi ricordo male, però se... Se no, spane, ma è così tanto per... Allora, perché noi abbiamo un formato un po' diverso. Allora, una decina, cioè un evento di una decina di persone, se l'evento va a ore, noi decidiamo che un utente, cioè il flusso streaming si decide 500 kilobit al secondo, per quanti utenti? 10. Se non si raggiunge il massimo, cioè quindi non si raggiunge tutta la saturazione della banda, può essere usato per un altro evento. La banda che si acquista è valida per 12 mesi. Quindi, cioè, se uno acquista, cioè dice voglio acquistare un evento per 100 persone, si fa il prezzo su 100 persone, ma se non si utilizza non è che vanno persi, viene mantenuto il monte ore rimanente e può essere fatto per un altro evento. Intanto per un'idea di cosa, di che cifre di pre. Che, no, ma solo un discorso così da bar sport, cioè mica devo comprare, solo per dare un'idea, tanto per a carattere così, di curiosità. Cioè, alla fine, cioè, dopo dipende se è Sud Italia, no, vabbè, Italia. Facciamo Nord Italia, per 10 persone, per un uso paradidattico. Il prezzo più o meno sboccio potrebbe andare dai 2005 ai massimo 3.500. Ho capito. Avete dei contatti con politecnici, con cose per magari per una comunicazione tra professori a distanza oppure professori allievi per dei seminari sofisticati? Noi lo facciamo per dottore. Per? Dottore. In medicina, ho capito. Questo. Medicina. Bene. C'è uno che c'è un nostro. Noi siamo un fornitore maggior parte per medicine, abbiamo fatto nell'ultimo mese abbiamo fatto LEN, ad esempio. LEN è learning, cioè un'azienda che fa solo learning a distanza, no. Sì, fa learning a distanza solo per blogger. Ah, ho capito, bello, molto certo. Ecco, mi dica, parla, dica pure. Quello lì è il nostro tavolo multimediale, sì? In cui può far vedere, sì? I contenuti che lei vuole far vedere. È multitouch, quindi può allargare. A ogni punto tocca e si muove. Si muove. E invece quello? Quello lì invece è un'altra operazione, però fatto su video, in cui può vedere sempre contenuti, però con una tecnologia diversa. Quella là è infrarosso, questo qua si chiama, diciamo, è una specie di simulator per screen, anche se non lo è. Ah, ho capito. Se vuole può andare sopra là e vedere. Quindi, mi fa vedere come si opera. Questo? Ah, da qui, non è che pensavo che si toccasse lì? No, questo si può toccare lì. Ah, ho capito. E lì invece quello non si tocca lì? No, quello lì non è taschino, è qua, il taschino è questo qua. Che vale per entrambi allora? Sì, vale solo per questo. Vale solo per questo. Ho capito. Ma quello mi diceva che simulava un touchscreen, perché? Quello là. In che senso? Perché lei tocca. Questo qua è un video normale, non è un touchscreen. E com'è che fa a riconoscere i movimenti? Cos'è? E oltre a suoni, a distanza? È un fascio a infrarossi circolare, che copre fino a 30 metri. Ho capito, è una posizione circolare, no? Sì, cioè fa un circolo che fa vedere, cioè intercetta la posizione della mano e ti dice dov'è. Ho capito. Dopo ogni software fa quello che vuole, cioè. Ok, estremamente. Waiting around for
C'è una musa strepitosa, eh? C'è una musa strepitosa, ma trasformano i quadri in 2D, in 3D, per esempio c'è la Gioconda, la vedi in 3D, con proprio profondità reale, non una cosa distorta. Se lei nell'intervallo ci fa una cappatina, proprio perché vale veramente un'esperienza unica, e non fanno pagare. Salve, eh? C'è un motore lineare, esatto, c'è un motore all'interno che li fa scorrere in perpendicolare. Se vuole le faccio vedere la parte dietro come è fatta. Praticamente andiamo lì là che c'è un po' più di luce. No.
vedi, ci sono questi motori a scorrimento. Ah, capito, capito. Scorrimento verticale. Sì, adesso sì. Noi li abbiamo lasciati scoperti proprio per far vedere a... Non posso dire altro.